Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Innanzitutto molte grazie ai colleghi che hanno organizzato questa sessione, molte grazie ai curatori del rapporto Energia e Territorio della Società Geografica Italiana e la collega Ilaria Greco che ha fatto riferimento al piccolo contributo da cui prende l'avvio la relazione di oggi. Molto velocemente, partirò dalla indicazione di quelle che sono le principali innovazioni in contesto internazionale per quanto riguarda le politiche energetiche e poi mi soffermerò su un caso significativo a livello europeo e nazionale che è quello della Regione Puglia. Quindi proverò anche a spiegare velocemente il metodo di ricerca utilizzato. In ambito internazionale, dal punto di vista energetico, come è stato già anticipato, ci sono delle normative che riconoscono innanzitutto il valore centrale, cruciale, la promozione delle risorse energetiche rinnovabili, la normativa stessa per il clima, a cui si aggiungono ingenti risorse, si stanno aggiungendo ingenti risorse negli ultimi anni, riconoscono fra l'altro nuove opportunità in termini di innovazioni, investimenti, occupazioni. Ci sono però delle indicazioni ben precise in queste agende internazionali. Si parla di cambiamenti trasformativi in ambiti e aree di policy diversi. Si parla addirittura di trasformazione sistemica dell'economia che richiede fra l'altro un nuovo approccio alla pianificazione, all'attuazione, monitoraggio e controllo nei territori in maniera coordinata e integrata. Quindi questi percorsi di transizione qui si auspica a livello internazionale a tutte le scale territoriali in diversi ambiti di policy, coinvolgono in primo luogo i cittadini, c'è un problema. Il problema è quello dell'implementazione a scala locale. Questo richiede, fra l'altro, un ripensamento in termini di strumenti, di politiche. A questo punto mi sono chiesta in questo contributo, quale prospettiva per la pianificazione in ambito regionale e soprattutto quali strumenti adottare per descrivere i contesti territoriali sempre più complessi, multidimensionali, quindi strumenti che in qualche modo dovrebbero essere coerenti anche con l'approccio alla pianificazione adottato. Quindi, per quanto riguarda il metodo, io partirò da alcune linee di indirizzo regionali, quindi dopo aver analizzato diversi piani di sviluppo pugliese, per poi riflettere sugli strumenti, innanzitutto sull'approccio adottato da un punto di vista programmatico e operativo della pianificazione energetica pugliese, per poi soffermarmi sugli strumenti più adeguati, più coerenti con l'approccio emergente. Molto velocemente, quindi a seconda dell'approccio alla pianificazione, in base agli strumenti utilizzati, gli strumenti conoscitivi utilizzati, ci saranno degli effetti, degli impatti sul territorio in termini di organizzazione e riorganizzazione territoriale. Si è parlato in precedenza di cambi nella destinazione di uso del suolo, di conflitti, di problematiche per quanto riguarda la stessa identità, territoriale. Quindi, quale prospettiva per la pianificazione? Qui rapidamente farò una sintesi su un recente lavoro pubblicato per quanto riguarda gli approcci alla pianificazione in atto nel contesto internazionale, cercando di capire in quale direzione sta andando la Regione Puglia. In questo lavoro io facevo una distinzione a partire dalle pratiche, a partire dalla letteratura, tra due grandi famiglie, se così le possiamo definire, di piani, di approccio alla pianificazione. Quello cosiddetto rational, secondo la letteratura, e quello cosiddetto reticolare, visionario, quello più recente, e per ognuno di queste due famiglie di piani avevo individuato delle variabili, delle principali caratteristiche per quanto riguardava lo stile di governance, processi, la strategia, il contesto di riferimento. In particolare, in questo contributo, io mi soffermo su queste prime due caratteri, che è quello della conoscenza e della descrizione del contesto territoriale. Molto brevemente, che cosa emerge? Beh, se dovessi seguire il primo approccio alla pianificazione, quello tradizionale,
Per quanto riguarda l'approccio della governance, questo sarebbe dall'alto e prevalentemente settoriale. La descrizione e la conoscenza del contesto avverrebbe in maniera lineare, quasi neutrale. Chiunque dall'esterno potrebbe descrivere attraverso una inventariazione prevalentemente delle componenti tangibili del territorio e del paesaggio, quel contesto territoriale. Dall'altro lato, però, secondo l'approccio della visionary planning, l'approccio è prevalentemente dal basso, la conoscenza, la descrizione del contesto, si cerca in qualche modo di descrivere la complessità, la multidimensionalità attraverso un focus sugli aspetti dialogici, interni e riflessivi, ma qui è importante riflettere sugli strumenti che non possono essere standardizzati, ma devono prevedere una combinazione di fonti diverse e in cui è fondamentale un approfondimento, sono fondamentali gli approfondimenti di scala, perché è un tipo di pianificazione cosiddetto a geometria variabile. Quindi, perché il contesto della regione Puglia? Beh, come è stato già anticipato, è una regione, lo vedremo con le carte successive, importante da un punto di vista in termini proprio di sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili negli ultimi anni. È tra le prime regioni a aver adottato il piano energetico regionale e definito nel 2010 le aree cosiddette non FER, non siti che dovrebbero essere sottratti alle installazioni di nuovi impianti. È una regione che ha vissuto negli ultimi anni delle importantissime innovazioni in termini di governance, di sperimentazione di progetti e programmi per lo sviluppo riconosciuti in ambito comunitario. Quindi la Regione Puglia è, da un punto di vista del ruolo delle risorse energetiche rinnovabili, al primo posto in Italia, sia per produzione di fotovoltaico, come emerge in questo grafico, ma soprattutto non solo per la numerosità degli impianti è rilevante questa regione, ma per la potenza installata, e questo riguarda prevalentemente il fotovoltaico e l'eolico. Altro aspetto importante riguarda gli impianti fotovoltaici, che, come emerge in questo grafico, sono prevalentemente a terra, e nel contesto nazionale la Regione Puglia appunto primeggia in questo. Questo significa dimensioni degli impianti più estesi, ma anche rischi e problematiche per quanto riguarda la compatibilità con usi alternativi del suolo, addirittura di sottrazione di quei suoli a quelle che erano, per esempio, coltivazioni di qualità o altro. E nello specifico, nell'analisi del piano del paesaggio della Regione Puglia, emergono anche alcune preoccupazioni in quell'ottica reticolare e visionaria, in cui si dice che non solo lo sviluppo delle energie rinnovabili deve essere compatibile con la qualità, l'identità paesaggistica del territorio, ma soprattutto che va ripensato il modo con cui le scelte di localizzazione, soprattutto degli impianti fotovoltaici, quelli a terra, che abbiamo visto essere quelli predominanti a livello nazionale, perché possono ridurre il valore paesaggistico e identitario del territorio. Quindi, se da un punto di vista programmatico la Regione Puglia, dopo aver analizzato tutti questi piani, tenderebbe verso una pianificazione strategica, visionaria, in cui ci dovrebbe essere un coordinamento tra i diversi piani, sviluppo rurale, energetico e così via, da un punto di vista operativo però abbiamo alcune perplessità. Quindi l'obiettivo è quello di vedere se c'è questa coerenza tra aspetti programmatici e aspetti operativi attraverso l'utilizzo e, anche in questo caso, una riflessione su quelli che potrebbero essere gli strumenti per mettere in evidenza queste coerenze o incoerenze interne. Strumenti che possono consentirci anche di mettere soprattutto in evidenza opportunità e criticità sul piano operativo. Lo strumento quindi adottato innanzitutto è la carta, in cui abbiamo provato a rappresentare i siti puntuali, la distribuzione dei siti di tutti gli impianti da risorse energetiche rinnovabili presenti nel territorio regionale. Qui sono rappresentati per potenza tutti gli impianti senza alcuna distinzione. Nelle carte successive ho provato a distinguere l'eolico, che si concentra prevalentemente in provincia di Foggia nell'area di Monte Dauni. Poi c'è il biogas e le biomasse, su cui si sta lavorando moltissimo nell'attuale programma di piano di sviluppo rurale 2014-2020,
E in particolare quello che avevamo detto era quello più problematico da questo punto di vista è sono gli impianti fotovoltaici, che come possiamo vedere in questa carta non solo sono numerosi, e ad eccezione delle aree bianche, in cui, come vedremo in seguito, ci sono le cosiddette aree a rilevanza naturalistica, i parchi e riserve naturali, praticamente l'intero territorio regionale è coperto da impianti fotovoltaici di dimensioni medie o grandi, praticamente tutti a terra. Questa è la sovrapposizione dello strato informativo riguardante appunto la distribuzione puntuale degli impianti, di tutti gli impianti FER e dei siti di rilevanza naturalistica e parchi e riserve naturali estratti appunto dal piano del paesaggio della Regione Puglia. Quindi emerge una prima incompatibilità. Marilena, ti comunico che mancano 2 minuti. Okay. Ti prego di restare nei tempi. Lo stesso accade per i paesaggi rurali, lo stesso accade per le produzioni di qualità. Quindi qui ho sovrapposto i layer riguardanti gli areali geografici delle produzioni di qualità con gli impianti presenti sul territorio. Qui è uno zoom che viene fatto da un punto di vista cartografico in cui emerge il cambiamento nella destinazione, nell'uso del suolo, aree che precedentemente erano dedicate alla produzione di prodotti di qualità riconosciuti fra l'altro DOP, che hanno cambiato completamente la loro destinazione d'uso, questo con effetti in termini di organizzazione territoriale, effetti di carattere identitario. Per concludere, quindi, che cosa emerge? Emerge che se da una parte a livello internazionale c'è una fortissima spinta, supporto alla promozione delle energie rinnovabili, a scala regionale, a scala locale è necessario un ripensamento di quello che soprattutto è il ruolo del governo regionale, che è di indirizzo soprattutto strategico, ma anche per quanto riguarda gli strumenti da mettere in atto. Quindi il problema è l'implementazione a scala locale, dove abbiamo visto che se da un punto di vista programmatico emerge un tipo di pianificazione reticolare, visionaria, come auspicato anche nelle agende internazionali, dove c'è un forte coordinamento tra aree, ambiti di policy, strumenti di pianificazione, da un punto di vista operativo con lo strumento che abbiamo adottato, quindi con gli approfondimenti di scala, emerge chiaramente una forte incongruenza. Quindi c'è un problema che riguarda l'azione di coordinamento e di collegamento tra strumenti e aree di policy diverse. Altro aspetto importante però, se vogliamo ripensare a quelli che sono gli strumenti, gli approfondimenti di scala di cui abbiamo parlato prima, occorrono degli strumenti nuovi che ci consentano di descrivere quella complessità e molto spesso però queste risorse, questi strumenti non sono disponibili alle scale opportune, soprattutto per la pianificazione, il controllo, il monitoraggio. Tutto ciò quindi richiede una riflessione sull'approccio alla pianificazione, sugli impatti, sugli strumenti, sull'organizzazione socio-economica che deriva dalle politiche energetiche, dalla realizzazione e dal supporto alla cosiddetta energia, allo sviluppo, alla promozione delle energie rinnovabili. E in tutto questo, quindi, il presente contributo si propone appunto di indurre, di spingere questa riflessione, una riflessione che certamente dovrà riguardare, interessare in particolare il governo regionale. Io ho concluso. E spero di non aver sforato troppo con